Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi parliamo di Hyperversum, la prima trilogia di Cecilia Randall, composta da Hyperversum, Il Falco e Leone e infine Il Cavaliere del Tempo. I protagonisti sono Ian e Daniel, due grandi amici. Il primo, appassionato di storia medievale, sta prendendo il dottorato proprio in quello, e il secondo, laureando in fisica, appassionato di Hyperversum, un videogioco online che permette di giocare nella storia e viverla nel vero senso della parola. Ian, quando torna a casa dai Freeland, quindi la famiglia di Daniel che l'hanno adottato, decide insieme a Daniel, il fratello e la fidanzata di quest'ultimo e alcuni amici di giocare a proprio Hyperversum, che deciderà di catapultarli nella storia. Quindi loro si troveranno in carne e ossa nel Medioevo e non sanno come fare. Daniel è vero che è appassionato di questo videogioco, è capace di viverlo, e Ian, essendo studioso di questo tempo, sono impreparatissimi. Peggio di loro, gli amici e il fratello e la fidanzata di Daniel, insomma, non sanno come muoversi. Per fortuna poi incontreranno, dopo già diverse trasgressioni all'inizio del libro, del primo, incontrano appunto, dicevo, Isabeau. E lì nasce la loro grande storia d'amore tra Ian e Isabeau e la loro avventura nel Medioevo. Tra tutti e tre i libri, di cose ne hanno passate, tra battaglie, sangue, ferite, tutto e di più. E alla fine si concluderà nel migliore dei modi, però io sarei attenta anche alla trilogia sequel di questa storia, perché è vero che si concluderà questa prima trilogia nel migliore dei modi. Adesso non entro nel particolare perché altrimenti farei spoiler, ma nella seconda trilogia di cose ne succederanno ancora di peggio. Io tipo, what the fuck? Comunque della seconda trilogia ne parleremo poi in un prossimo video. Allora, questa prima trilogia, è vero che risale a circa 10 anni fa, anche di più, forse 15. Mi sembra che il primo Perversum, il primo volume, sia stato pubblicato nel 2006 e poi a seguito anche il secondo e il terzo. Vediamo appunto non solo la fantascienza, il fantasy di questa trilogia, perché è una trilogia fantasy, ma vediamo anche dall'altra parte personaggi realmente esistiti e anche eventi realmente accaduti, come appunto la battaglia di Bouvines, forse. Non mi chiedete come si pronuncia perché non lo saprò mai. Comunque, il primo grande scontro tra Francia e Inghilterra, che è appunto l'evento principale del primo libro, 1214, perché è qui che ci troviamo, in Francia, nelle Fiandre, nel 1214. E ci sarà anche una storia d'amore tra Ian e Isabeau. Adoro, anche se in realtà Ian certe volte mi sta un po' sulle balle, lo devo ammettere. Preferisco di gran lunga Daniel, perché poi anche lui in realtà se ne esce un po' fuori di testa. Però voglio dire, quando un gioco di ruolo ti porta all'interno della storia che stai giocando, non credo che puoi rimanere totalmente sano, voglio dire. Comunque il mio rapporto con Perversum è iniziato un po' male. Io avevo adocchiato Perversum Next tipo 3 anni fa, che è il primo della seconda trilogia, e sapendo, poi scoprendo, quando avevo finito già il secondo, che esisteva la prima trilogia, ho pensato, vabbè, io adesso leggerò il terzo della seconda trilogia senza voler sapere niente della prima, e perché ormai sono spoilerate alcune cose. Però poi che cosa è successo? Non ho completato più il terzo della seconda trilogia, e quindi mi ero dimenticata molte cose, almeno il 90% sia del primo che del secondo libro della seconda trilogia. Quindi quest'anno, con il buono Amazon che mi ha regalato mia zia al compleanno, ho pensato, vabbè, adesso comprerò la prima trilogia e poi anche il terzo della seconda, e li leggerò una seguita all'altro, rileggerò anche i primi due della seconda trilogia, e così è stato. E meno male che ho recuperato la prima trilogia, perché è vero che non è così fondamentale leggere la prima trilogia, cioè la seconda si può leggere anche senza la prima, però secondo me non capirete bene tutto,
cioè se leggerete la seconda trilogia senza la prima, molte cose le perderete. Non riuscirete a capire fino in fondo il pensiero dei personaggi e soprattutto perché agiranno in un certo modo nella seconda trilogia. Quindi io vi consiglio di leggere la prima della seconda, anche se comunque, ripeto, non è necessario questo collegamento. E che devo dire? Bellissimo, ho amato tutto. La prima trilogia è riuscita a farmi sbloccare dal blocco del lettore. Il primo libro, in realtà, per arrivare a 100 pagine ci ho messo tipo un mese, però poi, finiti gli esami, quindi con calma, sono riuscita a sbloccarmi, sono andata avanti, mi sono messa lì di impegno. E meno male, perché poi ho letto davvero 5 libri e mezzo, diciamo, perché io adesso sto leggendo l'ultimo della seconda trilogia in tipo 2 settimane, cioè io tipo ho superato me stessa, quindi grazie a Cecilia Randall che mi hai fatto questo. E nonostante questa prima trilogia uscita tipo 15 anni fa, secondo me non è da perdere neanche oggi. Mi sembra che il primo libro sia uscito nel 2006 e a seguito gli altri. Vabbè, ho amato tutto, cioè come dicevo prima, vi apre la mente, secondo me vi apre la mente, cioè non dico che sia il fantasy dell'anno perché ci sono fantasy migliori e che dovete leggere sicuramente, tipo Nevernight, ci sono fantasy ben peggiori, quindi diciamo che a livello oggettivo secondo me può definirsi un buon fantasy. A livello affettivo io tipo, vabbè, mi sono tipo affezionata troppissimo, è un modo per scoprire anche alcune cose della storia medievale. Io non ero tanto appassionata prima, non lo sono neanche adesso di storia, però devo dire che mi è piaciuto e credo di aggiornarmi un pochino di più rispetto ai fatti realmente accaduti, perché è vero che l'autrice ci descrive, come dicevo all'inizio, degli eventi realmente accaduti. All'interno ci sono anche degli eventi e delle dei personaggi inventati, quindi cioè prima di tutto un videogioco online di ruolo che permette di vivere ai personaggi del XXI secolo, il Medioevo, è già una cosa piuttosto molto fantasy. E dovete leggere, cioè io non sono senza parole, veramente. È vero che sono dei mattonazzi, ma io li ho letti davvero in 3 libri in 10 giorni, davvero. Cioè io sono rimasta tipo, è vero che comunque mi ero spoilerata molte cose leggendo i primi due della seconda trilogia, questo è vero, però cioè sono tipo 700-800 pagine ogni libro, quindi voglio dire, questa è anche tra l'altro una rivisitazione, adesso non so la prima edizione o comunque le edizioni precedenti a questo cosa contenessero. L'ultimo libro, tra l'altro, Il Cavaliere del Tampo, ha anche in questa edizione un racconto finale che non è assolutamente necessario, anzi il meno necessario di tutti per capire poi la storia della seconda trilogia, però comunque aiuterà a capire anche in questo caso alcuni passaggi che ci sono nella seconda trilogia carini, diciamo, e per capire anche al meglio, al 1000% la seconda trilogia. Comunque io penso di star ripetendo sempre le stesse cose, però è quello che ho da dire, leggete Hyperverse, ma fatemi sapere se voi l'avete letto giù nei commenti, e magari parlando poi della seconda trilogia si capiranno molte altre cose di quello che voglio dire, perché mi fermo qui. E comunque scrittura semplice, e alcune cose, non essendo appassionata di storia, me ne sono un po' perse nel tempo, però fa capire molte cose anche della storia medievale, dei personaggi che l'hanno vissuta realmente, di tutte le battaglie, le guerre che ci sono state, il fatto fuggi tra Inghilterra e Francia, insomma anche a livello politico, matrimoni combinati, quello e quell'altro, tutto ciò che succedeva tipicamente nel Medioevo, tutto il pensiero medievale. Quindi molto interessante sapere questi eventi storici e scritti anche in modo fantasy, quindi io non l'avrei mai letto se non fosse fantasy. E ripeto, io adesso mi informerò meglio quando finirò l'ultimo libro,
che concluderà tutta la storia di Perversum, su tutti gli eventi realmente accaduti. Mi informerò perché mi interessa sapere anche la parte storica, anche se non sono appassionata. Quante volte l'ho detto questa cosa? Non lo so. Vabbè, comunque finisco il video qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se state leggendo Perversum, se l'avete letta, cosa ne pensate, se volete leggerla. Io ve la consiglio. Siamo ancora in piena estate, quindi immagino che avrete più tempo, anche più, non lo so, io in estate di solito ho più tempo e più voglia, sto al mare, leggo lì al mare, quindi mi rilasso anche. E anche se in realtà ultimamente sto preferendo l'inverno per leggere, però questo è un altro discorso. E niente, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!